Cari amici, questa è una settimana molto importante per il nostro campus. Abbiamo infatti festeggiato la nostra fondatrice. Nella mattina di giovedì, l'intera scuola si è recata nella chiesa parrocchiale di Ordinuovi per la messa celebrata da Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. La festa è proseguita nel pomeriggio con i giochi della Santa e con la consegna della Coppa d'Inverno. Vediamo nel nostro servizio come si è svolta questa importante giornata. Al termine della funzione religiosa, i nostri inviati hanno intervistato l'arcivescovo. Per vedere l'intervista integrale, vi invitiamo a visualizzare il link che appare qui sotto. Mani giunte, cuore aperto, mi metto in ascolto.
ci siete! Mancia Verde ci siete! Aquila Blu ci siete! Allora, vi siete divertiti? Spero proprio di sì! Allora, la differenza tra il primo e il secondo è di un punto, ok? Quindi, prima casa classificata con 8, 4, 6, 846 punti e il tasso rosso. Continuiamo a conoscere la nostra fondatrice. Questa volta a dare voce ai pensieri di Santa Paola sono stati due alunni della secondaria. In questo mese, dedicato alla nostra fondatrice, leggiamo uno scritto nel quale ci parla di educazione attraverso un esempio preso dalla sua vita a contatto con la natura. Con queste parole ci ricorda come l'educazione, la luce di un bel volto, di una buona parola, di un bel gesto, faccia crescere. Prendete due semi di qualsiasi pianta e seminateli in due vasi separati e collocate uno in una stanza al buio e l'altro al sole. Tanto nel primo che nel secondo vaso i semi germineranno e forse più presto quello all'oscuro. Ma poi la pianta si farà in pochi giorni lunga, sottile e tenerella e non avrà che due o tre foglie giallognole. Poi morirà senza produrre fiori né frutti. La seconda invece sarà molto più corta e più dura. Avrà foglie più spesse ed un bel colore verde e darà fiori e frutti tanto più abbondanti e saporiti, quanto meglio sarà stata esposta alla luce del sole. Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno, come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. In quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Come scuola abbiamo vissuto la giornata della memoria oggi, venerdì 25 gennaio, all'infanzia con una semplice preghiera, mentre alla primaria e nelle prime due classi della secondaria attraverso lo spettacolo La Stella di Liliana, messo in scena dalla compagnia teatrale QDV con la regia di Emma Brida e Vanessa Usardi. I ragazzi delle terze della secondaria si sono invece recati al Teatro San Domenico di Crema per assistere allo spettacolo Anne Frank. Da Costa e Costa è tutto. Alla prossima settimana! Ma che casino!